Salve a tutti, in questo video tutorial vedremo come utilizzare il nostro computer come microfono e mixer per delle casse preamplificate. Allora, semplicemente non voglio farvi vedere che siccome abbiamo una webcam e il computer portatile ha un microfono integrato, quindi aprendo Audacity e impostando system facendo rec, il programma funziona, sto battendo le mani e sta registrando quello che sto dicendo. No, non è questo il mio tutorial di oggi, è una cosa un po' particolare e voglio spiegarvelo. Immaginatevi di essere in un'aula magna e di dover spiegare qualcosa con delle slide. Anzi, voi in questo momento siete il Renzi il turno che sta cercando di non fare la scissione al suo partito del Menga. Allora, cosa vorreste fare? Che tutti vi sentano mentre voi state facendo vedere le vostre fighissime slide per dire cosa avete fatto di figo in questi anni di informatica. Allora, cosa fate? Aprite le vostre slide e cominciate a parlare davanti al computer portatile. Potete essere anche a 30-40 cm di distanza dal computer portatile e la vostra voce verrà ripresa dal computer, amplificata e portata fuori per il jack delle cuffie. Quindi se al jack delle cuffie mettete un cavo che va direttamente a una cassa preamplificata o va a un mixer che poi va alle casse, riuscite comunque ad avere il vostro computer che funziona come microfono. E come funziona sta cosa? È abbastanza banale sta roba. La faccio subito. Basta aprire jack e semplicemente una cosa stupidissima, nella sezione audio mettere system collegato a system. Allora, in questo momento io non riesco a farvi sentire la differenza. Però vi posso garantire che io adesso in cuffie mi sto sentendo. E questa cosa qui, oltre a essere utilizzata per una conferenza, può essere utilizzata anche quando si fa una chat su Hangout o altri programmi tipo Skype. In tarda notte, di solito una persona cosa fa? Siccome di notte può dar fastidio al condominio dove abita, si mette le cuffie. Se le cuffie sono come le mie, che sono a tappo, quindi l'audio non esce, io sento bene il mio interlocutore, me stesso non mi sento, quindi sarò portato a urlare e quindi nel condominio romperò le scatole alle altre persone, quelli che stanno sotto, sopra, destra, sinistra. Con questo sistema mi sento in cuffie e in teoria dovrei parlare un po' più piano, non dovrebbe darmi fastidio il fatto di sentirmi in cuffie, anzi mi fa piacere se ogni persona sentendosi modula bene il proprio volume della voce e riesco a parlare con un volume di voce un po' più basso. Non c'è tanto altro da fare e il tutorial è semplicemente è questo. Ci vediamo al prossimo tutorial.